Siamo sul viale Giostra Alto. Qui da qualche giorno sono stati tolti i New Jersey che separavano le carreggiate. Che cosa succede? Succede una confusione totale. Ogni volta chiediamo la sicurezza stradale, invogliamo i cittadini, anche le scuole, a una sicurezza stradale, a evitare incidenti. Qua invece vediamo che vengono invogliati gli incidenti. Si vede che la gente anche entra contromano e ci possono essere dei frontali. Quindi io chiedo immediatamente all'amministrazione di intervenire e di sistemare una volta per tutte. È da un mese che ci sono, devono essere fatti dei lavori della loro costruzione e sono fatti a metà. Hanno tolto i New Jersey, non è stato ripristinato il tappetino, però vediamo che c'è un cartello autostradale dove indica che l'autostrada è a sinistra. In questo momento anche la segnaletica orizzontale non è presente, quindi chi arriva qui non sa cosa fare. No, si trova ovviamente, se deve seguire la segnaletica che dice di svoltare a sinistra per prendere l'autostrada, però noi poi abbiamo anche l'immissione a destra dove ci sono diversi complessi, c'è anche un supermercato. Questa è una strada altamente trafficata e quindi necessita di una sicurezza stradale importante. Ripeto, fin quando non venga sistemata definitivamente, la presenza dei vigili urbani o un presidio dei vigili urbani fin quando i lavori non sono terminati, o una segnazione semaforica o una benedetta rotonda. Abbiamo fatto rotonde in tutta la città, non capisco cosa impedisce a farla qui. Soprattutto la sera, dove l'illuminazione è precaria, gli incidenti possono aumentare.